Eccoci qua ragazzi, ben arrivati a tutti, bentornati qua nella casa del pane Balù. È iniziata da pochissimo la partita del Milan. E bene, bene ragazzi, carichi, oggi bisogna vincere, perciò vediamo subito porta aggressivo, come al solito. Vediamocela con calma, subito azione del Porto però, Allora ragazzi, la formazione: Tatarusano in porta, a destra Calabria, a sinistra Teo Hernandez, in mezzo Tomori e Romagnoli, capitano. A centrocampo Tonali e Benasser, a destra Salemaker, a sinistra Leao, in mezzo Brahimino, Diaz e in avanti Giroud. Carichi ragazzi, carichi perché bisogna vincere oggi, Fallo arbitro! Si accetta improvvisamente l'appoggio per Diaz, controllo! Ma era fallo! Ma ragazzi! Ancora Luis Diaz ha segnato! Ma è fallo, ma ragazzi! Ma cazzo, ma gli arbitri però non fischiano di fare, hanno rotto i coglioni! Cioè all'andata ti fanno gol su con un fallo, qua è fallo! Poi si è presentato in area di rigore, ha avuto la freddezza di servire. Sì, vabbè, però non si può così, dai. Non esiste. Guarda te! Scusa, prende palla, passa e va in porta. Se non è fallo questo, qual è il fallo? Trova il pallone, ma trova anche la gamba di Benasser. Tu è bravo qui, freddo e lucido. Vabbè, ho capito, però Luis Diaz è bravissimo, ma all'andata ha segnato con un gol che c'era fallo. Ma pure, ragazzi, a che gioco giochiamo? Che cazzo di sport è questo? Ma andate a cagare, levatelo sto VAR, avete solo rotti i coglioni, lo chiamate solo quando vi fa comodo, dai. La stita non è da VAR, ma il fallo ha portato a un gol, se non è da VAR quello non è che ha portato a niente. Ma andate a cagare, va. Esatto, perché il... Sì, però scusami, adesso non lo dite. All'andata col Porto hai preso gol dove c'era un fallo netto. Contro la Roma hai preso gol che c'era fallo a centrocampo, sono andato. Non hai preso gol, è stato espulso Teo e da lì in poi è data un'altra partita. Oggi uguale, ma non l'ho capito. Quei falli lì sulla tre quarte, quando sei tutto sbilanciato, come si fa a dire che non può intervenire il VAR? Se scaturisce nel gol, il VAR deve intervenire. Che cazzo di discorso è? Ciao, è una partita che non mi piace però. Ecco, è basso però, troppo basso. Ma ragazzi, ma come si fa a fischiare a non saper crossare? Ma possibile? Ma fatelo tirare a Tonali? Sto cazzo di Benasser non alza mai la palla? Tonali, Sergio Oliveira. Vabbè, comunque non si può perdere dopo 5 minuti. Già dopo 40 secondi e stavano facendo gol subito appena iniziato, perciò non mi piace proprio l'atteggiamento, non mi piace, non capisco. Hai messo sotto il Liverpool, hai messo sotto l'Atletico, il Porto. Non ne vediamo, cioè questi qua dopo 16 minuti di gioco hanno avuto 3 occasioni di cui una hanno fatto gol. Questo si è mangiato proprio il gol. Ciao ragazzi, non siamo scesi in campo oggi, dai. Indirizza male però. Ma come stiamo giocando? Leao su di lui. Sergio Oliveira. Ciao Mario. Si ricomincia da. Ma cerchiamo di giocare, cazzo, 20 minuti, non abbiamo fatto nulla, oh. Ah, qua c'è il fallo! Ma allora abbiamo capito, dai, abbiamo capito come funziona. Lo stesso fallo 10 secondi fa non l'ha fischiato. È pazzesco, lo stesso fallo 10 secondi fa non l'ha fischiato. Ma vaffanculo, allora a me non interessa niente passare, ma se devi giocare contro anche l'arbitro non esiste proprio, però dai, basta. Non capisco, scusa, ma che poi noi non meritiamo perché stiamo giocando male e va bene. Però lo stesso fallo nell'arco di 10 secondi non lo fischia a te, lo fischia a loro, c'è qualcosa che non quadra proprio. Poi dobbiamo uscire perché non meritiamo di passare e non meritiamo di un cazzo perché stiamo giocando di merda. Esce. Ma esci Tatarusano! Ah, ma come stanno giocando questi qui? Oh! Il capitano del Milan. Era semplice, ma lui ci ha schiacciato Tatarusano.
Vabbè, ma sta palla la devi prendere. Ma Tatarusano, sta palla la devi bloccare. Ma cos'è sto tuffo? Ha tirato un colpo di testa da 40 metri. Ma prendi sta cazzo di palla. Mamma mia, ma stiamo vedendo i fantasmi oggi. Ma che cazzo è? Ma c'è un giallo. Per fortuna non toglie nessuno. Che brutto Milan, mamma mia. Cioè, comunque ce ne vuole per ammonire Pioli. Ragazzi, ha fatto una lamentela chiedendo una rimessa laterale, l'ha ammonito. Ci sono allenatori che fanno di tutto e di più. Io veramente ce ne vuole per ammonire Pioli. Mamma mia, ha fatto un miracolo il portiere. Eh sì, eh. No! C'è Giroud in mezzo, attenzione Giroud! No, no! È rimasto il gioco una volta De Hernandez, nel momento dell'apertura, momento in questo primo tempo. Ah, c'è Sedor? Ah, abbiamo capito allora perché sta partita di merda oggi. Sedor subito al quinto minuto. No, vuole spaventarvi, no. Lui stesso ha fatto il gioco. Vabbè, ragazzi, è finito il primo tempo. Credo che abbia proprio sfruttato un colpo. È meglio non commentarlo. Sembra una squadra di Serie B contro una squadra di Serie A. Il Porto l'abbiamo fatto diventare il Real Madrid di Di Stefano oggi. Va bene, speriamo nel secondo tempo. Dai ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, rinizia il secondo tempo. Ho cambiato il maglione perché quello azzurro portava sfiga, l'ho messo rosso. Perciò ragazzi, pareggiamo oggi. E certo, ma giustamente quello del Porto, sai perché ha fatto quel fallo? Perché tanto dice tanto non li fischia. Abbiamo fatto gol così, io li faccio. Anzi, poi è rimasto sorpreso che ha preso la munizione. Ma non è vero! Ma non è vero! Traversa ha preso. E lui no, ragazzi, ma tirate in questa cazzo di porta, tirate! C'è anche fuori gioco però. Poi invece prova bene a sé. No, vabbè, ma che sfida, un po' di rimpadi, incasinamento, perché la palla rimane lì, più sveglio di dai 1-1 e adesso stiamo giocando a pallone, eh? Perché è uscito Tonali? Stava giocando bene Tonali, io avrei fatto uscire Bennacer sinceramente. Vabbè, comunque avete ragione voi, tutti dentro, madonna che cross. Minchia, che partita sta facendo te, ragazzi. Pensa che manca il derby. No, oh, ma quello lì è solo. Attenzione. Punta Calumia. Luis Diaz si accentra. Bravo, Tomori. Ha capito tutto. Rimpallo. Quando rimane a Taremi. No. Che c'è? Croce, ma non lo trova. Qua si sono mangiati un gol. Se ancora riescono a mettere all'angolo. Oh, ma arbitro, ma tira fuori sti cazzo di cartellini, oh. E continuano a fare falli questi qua. E Vitigno, Vitello, e Vituccio. Oh! Pensavo che parte grossa. Colpo di testa. Madonna mia, io pensavo che era in porta. Se era in porta non la vedeva il portiere, non ce la faceva a prendere. 74esimo. Ma era a scendere, per questo se era in porta era difficile per il portiere, perché il portiere era un po' fuori. Molto lontano dalla porta, grazie a. Fallo, arbitro! No, vabbè, ma l'arbitro è fuori di testa! L'arbitro è fuori proprio di testa! L'arbitro c'ha, sembra Mr. Bean, l'arbitro! Continua a staccare, l'occasione precedente, la corsia lasciata libera. Lato suo! Libera! Oh, ma
questo è da vedere, qual è il fuorigioco? Scusatemi. Aspetta, Andrea. Ah, qua è il fuorigioco. Krunic gliela doveva dare prima. Krunic, quando l'ha visto che è scattato dal pensiero alla gamba, ci ha messo 40 minuti a capirlo. Ti vorrei cagato, no! Ma Maldini che cazzo fa? E vediamo a questo punto se Tardias e autogol di Va bene, ragazzi, almeno abbiamo fatto un punto perché eravamo a zero ed eravamo anche un po' ridicoli. Questa partita è stata offerta da PlayStation. Almeno un punto, abbiamo levato lo zero dalla casella. Ragazzi, un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, forza Milan sempre. Ciao!